Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento mensile insieme alle ATLI, dove con gli operatori di Patronato e CAFA andremo ad approfondire le varie tematiche previdenziali e fiscali legate al determinato periodo dell'anno. Quest'oggi saranno due le tematiche che andremo a trattare, perciò l'assegno familiare, che cos'è, a chi spetta, come fare richiesta. E poi un appuntamento annuale che ogni anno riunisce il mondo delle ACLI, che è la festa provinciale e regionale quest'anno di Ponticino, in programma dal 10 al 14 luglio, che riunirà tutto l'universo aclista attraverso 5 giorni di dibattiti, di incontri, di approfondimenti di varie tematiche. Siamo tornati da Pietro Donati, direttore del Patronato ACLI di Arezzo, per parlare ancora di materia previdenziale. Perché fra le tante novità del 2019 ce n'è una che riguarda anche l'assegno familiare. Sì, come dicevi giustamente Marco, una delle tantissime novità che proprio in quanto tali ci impegnano in questo ciclo di trasmissioni per portare a conoscenza i nostri cittadini dei propri diritti che sono declinati quest'anno in maniera così differente dal consueto. Abbiamo parlato nel tempo di quota 100, abbiamo parlato di pensione, reddito di cittadinanza, oggi tocca un po' all'assegno familiare. La novità riguarda la modalità di presentazione dell'istanza. Fino ad oggi la domanda di assegno al nucleo familiare era presentata in forma cartacea, quindi il patronato dava assistenza alla compilazione di un format predefinito, modulistica IMSS, che veniva consegnato dal lavoratore al proprio datore di lavoro. Adesso l'unica procedura ammessa per dare esito al pagamento degli assegni è una procedura online, e questo è proprio il momento adatto, riteniamo, per parlarne, perché come si sa il capodanno, chiamiamolo così, dell'assegno familiare non è il primo di gennaio ma è il primo di luglio di ogni anno, e quindi vale probabilmente la pena ricordare chi siano gli aventi diritto all'assegno familiare. Sono i lavoratori dipendenti del settore privato o comunque i nuclei familiari il cui reddito complessivo sia costituito per almeno il 70% dal reddito da lavoro dipendente. E dicevo appunto prima che il periodo di riferimento è il luglio di ogni anno fino al giugno dell'anno successivo, e in ragione di questa temporizzazione così particolare si rende necessario inserire all'interno dell'istanza di assegno familiare proprio quel reddito che in queste ultime settimane è stato dichiarato tramite il nostro centro di assistenza fiscale. Vale quindi la pena di ricordare a tutti i lavoratori dipendenti che siano nella necessità di presentare questa istanza che il proprio datore di lavoro non accetterà quest'anno l'istanza nella forma consueta, quindi quella cartacea, e che verranno quindi rinviati al patronato per la compilazione dell'istanza online. A questo fine, per evitare fastidiosi viaggi a vuoto, ricordiamo che occorre portare per i nuclei per i redditi del nucleo familiare l'ultima dichiarazione dei redditi o comunque la certificazione unica 2019 redditi 2018. In questo modo ci sarà consentito a me e ai colleghi di presentare l'istanza online. Ma quali sono i vantaggi dell'assegno familiare? In che cosa consiste? Allora, l'assegno familiare è un vecchissimo istituto previdenziale, quindi è un valore economico che trova posto nella busta paga di ogni mese e diciamo che ha un valore economico inversamente proporzionale al reddito complessivo del nucleo familiare. Detto in altri termini, più grande è il reddito del nucleo familiare, più piccolo sarà l'assegno. È un qualcosa che ormai è nella conoscenza per lo più dei cittadini. Quello che non è noto e che è veramente la novità di quest'anno e si inaugurerà di qui in avanti sempre questa metodica è la necessità di presentare un'istanza online. Quindi anche l'assegno al nucleo familiare si è messo un po' al passo coi tempi. Ovviamente per richiedere l'assegno c'è il sostegno, il supporto di un patronato. Certo, il nostro patronato ha una buonissima diffusione territoriale, non solo negli uffici operativi ma anche nei cosiddetti recapiti, ne abbiamo ben 32 nell'ambito della provincia, e quindi l'invito con la documentazione che ho già ricordato prima è quella ai nostri concittadini di recarsi con o senza appuntamento presso i nostri uffici per la presentazione di questa istanza che è online e è estremamente semplice, estremamente rapida da curare anche da parte nostra.
Grazie Pietro Donati, noi ci vediamo a questo punto il mese prossimo per parlare di altre tematiche, perché in questo 2019 non ci stiamo annoiando in termini previdenziali. Certo, e noi cerchiamo di semplificare la vita ai nostri concittadini anche tramite approntamenti informatici, quindi so già che nella prossima puntata un valente collega, Michael, ci spiegherà come poter utilizzare un test online pensato proprio per il pensionamento in quota 100. Noi ora ci fermiamo, facciamo una piccola pausa dagli argomenti previdenziali, perché fra poche settimane le ACLI hanno un appuntamento importante, la festa provinciale, un appuntamento che tutti gli anni aggrega l'intero universo aclista del territorio, perciò andiamo ad approfondire questo importante evento. E come anticipato siamo qui con Luigi Scatizzi, il vicepresidente delle ACLI Provincia del D'Arezzo, perché come tradizione dal 10 al 14 luglio torna la festa provinciale delle ACLI, che per quest'anno sarà anche festa regionale, che sarà un'occasione per riunire a Ponticino tutto il mondo delle ACLI, fatto di circoli, fatto di CAF, fatto di patronati, per una serie di iniziative. Sì, la festa tradizionale delle ACLI non è la prima volta che viene abbinata anche quella regionale, già in altre circostanze. Questo testimonia, gli va dato merito al circolo di Ponticino di essere un circolo estremamente attivo, positivo, molto vivace e che ha delle buone e ottime iniziative. Quest'anno appunto ci concentreremo su alcuni temi, come per esempio quello delle ludopatie, il tema poi dell'Europa, che è un tema centrale nella nostra epoca. A vedere un attimo quelle che sono le radici cattoliche dell'Europa e come queste possono in qualche modo concretizzarsi realmente nella vita degli stati e dei cittadini europei. Ricordiamo che questi argomenti saranno trattati nei 5 giorni anche attraverso la presenza di ospiti di un certo spessore, perciò rappresentanti politici, rappresentanti delle associazioni, perciò cioè, è anche un momento aggregativo e di confronto importante. Direi di sì, come sempre è un appuntamento tradizionale ormai in cui si sviluppa un confronto anche dialettico tra forze politiche differenti, con pensieri e modalità di vedere i vari temi da ottiche differenti, ma però credo sia questo anche il compito di un'associazione come la nostra, quindi favorire il dibattito democratico e il confronto fra persone, fra associazioni, fra il mondo che vive le comunità. È un po' dunque un declinarsi dell'identità aclista, aperto a tutti, perché poi chiunque può partecipare. Certo, sono momenti anche che poi si trasformano anche in aspetti con aspetti conviviali, con aspetti di divertimento, di festa insieme ai cittadini del posto, ma anche chiunque vuole può partecipare, chiunque vuole dalla Toscana può venire tranquillamente, anzi credo è ben accetto. E nel corso della festa provinciale e regionale delle ACLI di quest'anno ci sarà una giornata dedicata appositamente ad una fascia d'età, quella degli anziani e dei pensionati, nei confronti di cui le ACLI sono particolarmente attenti. Di questo ne parleremo fra poco insieme al vice segretario nazionale della FAP, Paolo Formelli. L'abbiamo anticipato, la festa provinciale, anzi la festa regionale quest'anno delle ACLI sarà un'occasione per coinvolgere l'intero universo aclista, fra cui una componente importante, quale la Federazione Anziani e Pensionati. Qui con noi abbiamo il vice segretario nazionale della FAP, che è un aretino, è Paolo Formelli, e che all'interno della festa ha organizzato una giornata tutta pensata per anziani e pensionati. Sì, abbiamo pensato che la data del 12 di luglio, quindi praticamente è il primo giorno, mi sembra, d'inizio della festa, chiaramente viene dedicata dalla Federazione Anziani e Pensionati ai nostri soci anziani a livello regionale. Quindi noi pensiamo di organizzarla partendo dal mattino e portando questi nostri soci pensionati, che sono anche abituati a visitare le cantine di Avignonesi a Badia di Montepulciano. Poi ci fermeremo con un pranzettino da qualche altra parte, che sarà tutto offerto dall'associazione, e nel pomeriggio praticamente cerchiamo di organizzare un incontro dibattito anche con alcuni dirigenti delle altre sedi sindacali. Quindi sarà qualcuno della CISL o della CGIL che noi interpelleremo, e quindi avremo praticamente una conversazione e un dibattito con tutti i soci che si presenteranno lì.
Il giorno successivo sarà praticamente un incontro con la base nazionale praticamente delle ACLI, che quella è un'organizzazione delle ACLI di cui noi praticamente non possiamo entrarci e non ci entriamo. Perciò verrà ribadito anche nel corso della festa questo ruolo di sindacato capace di aggregare e di proporre occasioni per stare insieme a questa fascia di popolazione che è sempre più centrale anche per le famiglie, sia a livello economico sia a livello di sostegno nelle mansioni pratiche, come nonni con i figli, con i nipoti, no? Sì, questo verrà ribadito e quindi praticamente avremo qualche intervento anche noi. Verrà ribadito nel senso perché noi sono, come si dice, un paio di anni su 10 anni che siamo praticamente usciti come sindacato, e che quindi in questi 2 anni noi praticamente abbiamo cercato sia nel sociale sia nel sindacale di portare avanti molti di questi quesiti. Non siamo d'accordo chiaramente su tante procedure che questo governo sta facendo, però chiaramente diciamo sempre che praticamente i pensionati chiaramente hanno diritto ad avere la sua perequazione delle pensioni, perché altrimenti si sta calando, si parla di 10 anni praticamente di mancanza di perequazione pensionistica con una perdita di circa praticamente 3 milioni e mezzo. Siamo contro quelle pensioni che praticamente a cifra lorda ti prendono 1522 euro mensili e che praticamente con un netto di 1100 gli verranno tolti praticamente una quota, in cui praticamente è proprio una cosa che noi non accettiamo. Se tutto questo avvenisse su pensioni superiori ai 5.000 euro o ai 5.000 euro, tutto potrebbe andare bene. Chiaramente questo, non voglio entrare in politica, ma questo praticamente è diventato un paese che non va più bene per gli anziani, perché a livello sanitario e a livello naturalmente di retribuzione non è più all'altezza di poterci dare certe garanzie. Sono tutte quelle cose che per i nostri pensionati, voi capite che abbiamo già combattuto a suo tempo sulle pensioni minime per gli invalidi, quindi mi riferisco al famoso articolo 38 della Costituzione, che praticamente a tutte quelle persone invalide o che si sono invalidate anche in età giovane vanno a prendere oggi dai 70 ai 180 euro mensili. Noi cerchiamo e abbiamo fatto una proposta di legge perché questa cifra possa essere almeno arrivare al minimo della pensione. Vediamo un po' quello che praticamente verrà fuori, però noi saremo sempre a tutela dei nostri pensionati. Ringraziamo Paolo Formelli per questa anche spiegazione dell'attività portata avanti dalla Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI. Con l'appuntamento, con l'approfondimento delle ACLI ci fermiamo qui, noi vi auguriamo buona serata e vediamo appuntamento al mese di luglio.